Da che ora sei qua? Dalle 4:10. Dalle 17. Dalle 17. Adesso è quasi mezzanotte. 5:30. E si è stancata di aspettare. Sì. Stanchi. Stanchi di aspettare, no, non c'è distinzione, sono stanchi tutti, dal bambino all'anziano, dal malato oncologico a quello cardiopatico. Alla nostra redazione sono giunti alcuni video che documentano l'estenuante attesa di alcuni pazienti al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce. C'è chi ha atteso per 12 ore per una diagnosi, chi con 40 di febbre non sa dove riposare. C'è anche una persona che attende invano la sua chiamata. Invano sì, perché la sua cartella è stata smarrita e nessuno poteva mai chiamarla per la visita. Lì in fondo c'è altra gente che sta aspettando. Con un bimbo piccolo dalle 8 che sono qua. Noi siamo qua dalle 4. Mio marito ha la febbre a 40 addosso. Siamo stati ieri a Casarano. Ci hanno fatto niente, si può dire, e ci hanno rispediti a casa. Adesso di nuovo, perché mio marito è un paziente oncologico. E quindi ancora non ci hanno detto niente. Dopo aver aspettato un sacco di tempo, praticamente gli avevano persa la cartella, non la chiamavano più. L'hanno trovata alle 8:30 da stamattina alle 10. L'hanno trovata alle 8:30. Come l'hanno trovata? Tutta scarabocchiata sopra, che qualcuno al telefono, sai, quando uno sta al telefono ci scarabocchia sopra. Sono tutti stanchi, stanchi di aspettare al Vito Fazzi di Lecce.